Bella vittoria con il Forte Colleferro per lo United Pomezia, che allunga a questo punto la striscia dei risultati. E dopo la bella vittoria di Intera Sarda con lo Jasnagora, sorride Alessio Caporaletti. Prima di andare da lui, comunque, il saluto doveroso all'ultimo arrivato in termine proprio cronologico: Sanchez, buonasera dalla Spagna in Italia. Quanto è diverso questo calcio a 5? Ciao a tutti, è un po' diverso, ma credo che è più o meno uguale perché sempre vai a pressare e tutti che l'italiano. Español, Spagnolo, vale. dai. Es más o menos igual porque van a presionar arriba, hacen todos los esquemas muy bien y son equipos más o menos que te aguantan bien el partido. Noi non comprendiamo molto bene lo spagnolo, però questa volta siamo riusciti a capirlo, anche perché i termini poi sono quelli. Pressione, lui è molto, dice, è molto nervoso, è molto emozionato l'arrivo qui. Mister, comunque si è fatto capire, pressione alta, è simile un po' al gioco che prediligono gli spagnoli, partenza molto bassa dello United Pomezia, però ti aspettavi che questa Colleferro ti venisse a prendere un po' su? Sì, buonasera a tutti. Non ci sono partite facili in questo girone, credo che ormai sia assodato, è pure inutile ripeterlo. La Forte Colleferro ci ha messo in difficoltà lì quando noi siamo andati sopra di due gol in maniera molto veloce e molto facile, ma dopo ci hanno messo in grande difficoltà. Infatti lì il migliore in campo fu Jacopo al primo tempo, il portiere. E oggi uguale, nel senso che noi ce l'aspettavamo, avevamo preparato la partita per comunque anche sotto la loro pressione fare un po' di possesso palla e poter andare ad attaccare quando si creavano gli spazi. Non l'abbiamo fatto malissimo, ci è mancato sempre l'ultimo tocco. Il problema è che abbiamo difeso male, perché sapevamo che come perdevamo palla loro ripartivano, avevano gamba per ripartire e no, non ci possiamo far trovare tre sopra il pallone e prendere tre gol come li abbiamo presi, insomma, perché poi loro sono bravi, calciano bene, è una squadra che comunque ha fisicità. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio perché nel secondo tempo abbiamo fatto girare più il pallone, abbiamo stanati, quando venivamo in pressione abbiamo saltato le linee di pressione, a quel punto diventa più facile andare noi a giocare e andare a rimorchio. Abbiamo anzi esagerato un po' troppo con la palla lunga, però va bene, insomma eravamo comunque stanchi, veniamo dalla partita in Sardegna, ci siamo allenati poco, quindi va bene così, sono contento per i ragazzi, è stata una grossa risposta, va bene. E non ci sarà neanche tanto tempo, anche perché tra 2 giorni si torna di nuovamente in campo. No, habla español, Sanchez, però comprendo un po' spagnolo. Perfetto. Però ecco, cerchiamo un po' di farti stare un po' tranquillo. Capiamo anche la tua difficoltà nel parlare l'italiano, però siamo riusciti un po' a comprendere. Vorresti giocare, però ancora non hai i tempi fisici sulle gambe. Yo he estado jugando desde hace ya 4 o 5 meses que ha comenzado la liga, entonces estoy a punto, pero no ha llegado el transfer a tiempo porque el jueves me había entrenado y a lo mejor podía estar para el míster para jugar hoy, pero ha llegado esta mañana y por mala fortuna no he podido jugar hoy. Entonces el lunes entrenamos y ya si el míster lo decide, pues estoy listo para el martes. Mister, anche questa volta ce la difendiamo perché dice è arrivato questa mattina, è arrivato tardi, tardi il transfert, non poteva sicuramente scendere in campo, però lui è carico perché ha detto io basta un allenamento lunedì e martedì posso essere pronto. È un ragazzo io seguivo da tempo e avevamo contatti con il suo procuratore da tempo, quindi che ringraziamo tra l'altro Franco Ceracchi e ringraziamo il Gomera per l'esito della trattativa. Sapevamo che era un ragazzo che si poteva inserire benissimo con noi perché è un fisso ala che ha spiccate doti difensive e comunque a noi serve, ha passo, ha fisicità, difende, ha anche buona conclusione e buon tiro in porta, quindi il transfer era arrivato questa mattina, ipoteticamente avremmo potuto metterlo in campo, ma secondo me era giusto non buttarlo subito nella mischia, dargli il tempo, ha fatto un solo allenamento con noi, quindi aspettiamo i tempi anche umani, è arrivato praticamente giovedì, quando noi, no, mercoledì quando noi siamo tornati alla
la Sardegna, e sono convinto che ci darà una grossa mano, spero che a lui piaccia stare con noi, in modo che potremmo magari ragionare anche su un contratto un po' più lungo rispetto a quello solo per questi pochi mesi, come abbiamo parlato con gli altri ragazzi. Il roster adesso è abbastanza pronto, abbiamo un altro ragazzo che si sta allenando con noi, e ripeto, altri due anzi, ripeto, se le cose vanno come devono abbiamo il roster completo per questa e per la prossima stagione, e la mia intenzione è stato lavorare in funzione di questa e della prossima stagione, quindi ringrazio la società e ringrazio i ragazzi che si mettono a disposizione. Bene, mister, prima della prossima stagione, poi ci troviamo qui esattamente meno di 48 ore, più di 48 ore, 72 per l'esattezza, perché la 19, fischio d'inizio, nel recupero contro il Real Champions. E sarà un'altra battaglia, perché i ragazzi di Ferretti sono veramente una bella squadra, tutti giovani, tutti molto molto bravi, e il mister Ferretti, anche se purtroppo non sta andando in panchina per veramente una cosa che è fuori dal mondo, ma è un allenatore che io ammiro e stimo tantissimo, ci conosciamo da anni, sarà una bella battaglia, è l'andata perché non l'abbiamo disputata, e sarà sicuramente una bella partita di calcio a 5.